Fabio, non so cosa scegliere in questa vita. Fabio, no, non so che strada prendere. Devi imparare a scegliere nella vita, perché se non fai scelte precise e definitive, nulla accadrà. Il successo semplicemente non arriverà mai nel tuo percorso. Ciao, sono Fabio Gallerani. In questo video motivazionale ti parlo di un concetto fondamentale: imparare a scegliere. Se impari a scegliere, la strada sarà tutta in discesa. Come spesso accade in questi video motivazionali, vado a leggere il libro Linners, un libro premiato come innovativo nel mondo della crescita personale, soprattutto nella trasformazione professionale, nella rivincita che tu ti meriti a livello professionale. Il capitolo 9 si intitola appunto Impara a scegliere, e voglio leggerti alcuni punti salienti che ti possono aiutare, anzi ti aiuteranno, entro la fine di questo video a sapere esattamente come scegliere ogni volta che devi farlo, ogni volta che sei di fronte a un bivio, non sai se andare a destra o a sinistra. Alla fine di questo video saprai esattamente che strada prendere. Questo capitolo sarà breve, conciso ed è uno dei più importanti del tuo percorso. Nel capitolo precedente abbiamo parlato di chiarezza, ma siamo consapevoli che per tante persone questo è un nodo difficile da sciogliere. Chiarezza nella pratica significa prendere decisioni, scegliere senza voltarsi indietro. Rappresenta una capacità altamente di valore che ti distinguerà dagli altri, che ti permetterà di non avere rimpianti, di focalizzarti sul tuo obiettivo senza avere piani B. Quindi qual è, Fabio, il processo che mi aiuta a scegliere? Esattamente cosa devo fare? Vedi, scegliere è qualcosa che ti libera dal passato. Chiudere un capitolo e scegliere di prendere una nuova strada è qualcosa che ti può aprire infinite possibilità. Se conosci la mia storia, io scelsi di andarmene dall'università per prendermi una pausa, andare a lavorare dall'altra parte del mondo per vivere una nuova realtà, una nuova dimensione. Scelsi poi di lasciare gli studi di nuovo per provarci come imprenditore. Scelsi, quando mi arrivò con la maledetta mail dell'Università di Bologna, di tornare, chiudere un capitolo e laurearmi anche se non mi interessava quel pezzo di carta. Scelsi di andare a lavorare a Ibiza perché mi sembrava un luogo che rappresentava la parola libertà, un luogo dove potevo esprimermi, un luogo dove potevo evolvermi. Scelsi anche di continuare a lavorare in spiaggia per promuovere un evento che tenevo su da solo assieme a poche altre persone e dovevo assolutamente vendere quei biglietti. Scelsi di smettere di disidratarmi quando arrivai al limite e scelsi di utilizzare l'online per darmi una nuova chance, per riuscire a generare contatti senza morire. Vedi, scegliere ti può cambiare la vita perché ti porta di fronte a persone nuove che hanno scelto a loro volta e incrociano il percorso assieme a te, e insieme potete continuare a scegliere per il bene di entrambi. Scegliere ti porta anche a conoscere la donna della tua vita, l'uomo della tua vita. Scegliere è la cosa più importante che devi fare in questa vita. Il tuo problema probabilmente invece è che sei confuso e vuoi fare troppe cose, finendo sempre col fare tutto male. Mille business diversi, mille carriere diverse, mille sport diversi, mille relazioni diverse, mille posti diversi dove vivere, e poi non arrivi mai da nessuna parte, non costruisci mai niente di importante. Per avere successo però è fondamentale avere chiarezza. Devi sapere esattamente chi sei, cosa vuoi ottenere in questa vita, e a partire da questo potrai muoverti nelle tue scelte di carriera ed imprenditoriale. Ora forse ti starai chiedendo: ma se non ho chiaro quello che voglio, Fabio, non ho chiaro quello che voglio, non lo so quello che voglio, come posso fare? Ecco, te svelo il metodo Sigma, il metodo che io personalmente seguo per prendere decisioni e non voltarmi indietro. Non voglio farla troppo complessa, non voglio incasinarti la testa. Il metodo Sigma si basa su vari concetti che ti voglio riassumere raccontandoti la mia vita. Il primo step è guardarti indietro. Cosa ti ha portato a fare ciò che fai oggi? Perché sei in quel lavoro? Perché sei in quella casa? Perché stai facendo quel percorso? Chi ha influenzato quelle decisioni? Sei stato tu o qualcun altro ti ha imposto di fare quella cosa? Analizzando questo, capisci se la realtà che stai vivendo oggi è merito tuo, colpa tua o colpa di qualcun altro. Ricordati, molte volte assumersi la responsabilità è obbligatorio, ma molte volte non è tua responsabilità, ma molte volte non è colpa tua. Responsabilità e colpa sono due cose diverse. Assumersi la responsabilità ti mette in controllo di cambiare le cose, prendersi la colpa non è sempre giusto. Infatti, se la colpa non è tua, non è un modo per andare avanti. Assumersi la colpa sempre, sì, è colpa mia, sono un fallito, è sempre colpa mia, non va bene. È molto diverso prendersi la responsabilità di qualcosa che assumersi la colpa che non hai. Quindi guardati indietro. Qualcuno ti ha costretto ad essere dove sei oggi o è colpa tua? Assumi la responsabilità e guarda avanti. Ora, il secondo passaggio è gestione del presente. In questo momento storico posso fare qualcosa per cambiare la mia vita velocemente, o semplicemente sono bloccato qui e non riesco, non ho più una via di scampo, non riesco più a scappare? Quali sono i vincoli che ti stanno bloccando?
cercando dove sei ora. Quali sono i vincoli reali? Il mutuo, la donna, i figli, cosa ti sta vincolando qui adesso? Una volta che hai capito cosa ti vincola al presente, a quel punto puoi trovare la tua missione. Per trovare la tua missione è fondamentale ascoltare il tuo cuore. Di tutte le esperienze che hai fatto fino ad oggi, quale ti riempie il cuore? Quale ti fa sentire bene? Perché quella è la strada da seguire. Una volta che hai scoperto la tua missione, è ora di fare azione, azione massiva. E ho scoperto negli ultimi anni che il marketing digitale è lo strumento adatto che ti può permettere di realizzare un sogno. Immagina, vuoi lanciare un prodotto, vuoi lanciare un'idea, hai bisogno di esposizione. Quindi qual è il tuo piano d'azione? Se non hai un piano d'azione, anche se conosci la ragione per cui sei qui in questo mondo, non andrai da nessuna parte. Quindi mi raccomando, ricordati l'importanza di scegliere, ma poi segui questo metodo scientifico che ha aiutato migliaia di persone da quando ho scritto quel libro nel 2015 ad oggi per cambiare la propria vita, per riuscire a scegliere di volere di più, di prendersi una rivincita. Io sono Fabio Gallerani, grazie per aver visto questo video. Iscriviti al canale, attiva le notifiche e fammi sapere nei commenti qual è la tua scelta. Fammi sapere cosa hai scelto, che strada hai deciso di prendere, perché e dove vuoi arrivare. Se lo farai, ti risponderò personalmente. Ora vai là fuori, scegli e vatti a prendere la vita che ti metti. A presto, ciao!